Moreover, if it be thy will, we plead that it be done expeditiously, being depleted unduly, but added and husbanded to thy further. Bonjour, madame. When you start to bargain, in my opinion, it'll be McDermott that you'll butt heads. Bonjour, Monsieur McDermott. You have fish? How pleasant. Did you find the beauty salon satisfactory, madame? Bourbon on the rocks for me. Thank you, sir. Thank you. Cigarette? Well, now, madame. Jeanne, please. I'm not madame. Curtis introduces me that way. I should be, but I'm not. He has been very kind to me. He wants me to marry him, but I am. Yes, I know, but why? When I was left alone in Paris. Yes, I'm a deaf kid. Well, it's still 6 o'clock. Aren't you forgetting how tough you are? Put your clothes on. Si tratta di Ella, sei tu che te li vai a cercare. Prima il sudato. Ciao. Ciao. Niente, mi sto ancora orientando. Ma è più difficile di quello che credevo, sai. Uno mi voleva sposare. Some tea. Today is the maid's day off, you know. Do I know? That's why I chose Sunday. Would you like a cup? Sorry, what did you say? Now he'll ask you. Roses. Burn two. Well, from now on. È una grande festa popolare in cui gli italiani celebrano la gioia della libertà riconquistata. Ma anche SPAT rischia di travolgere, insieme con il regime, anche le strutture economiche. Non più da tanto tempo, No, adesso soltanto al sabato va a suonare all'Enal. Ma prima, anche a casa e senza sordina. Po, 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 per tenersi in esercizio. Se mi protestano ancora, ci tolgono la tromba. Ah, sì, fai proprio bene a smorzarla. Sai, la prima volta è meglio. Poi magari in più ci sono fatta la macchina bianca con l'autista. Bravo, Italo, ci hai messo la panna anche sotto, eh? Certo, signora. Sempre doppia Silvio, la panna. Mi prendi il termos della borsa? Sai, arrivi a 20 anni che... Dora, non la fissare così. Eh? Non la guardare così. Ma non stare con le gambe accavalate. Metti giù quel ginocchio. Ha girato mezzo mondo.
Per lavoro, dice lui. Scavi, catacombe, colonne, tutta quella roba lì. Però non si lavora mica viaggiando. Sono tutte invenzioni della gente che c'ha tanti soldi. E quello lì ce l'ha un fagotto. Ma vive da solo? L'esaurimento nervoso. Non è mica da tutti. Grado, pare che t'ho portato in una fogna. Ne vuoi anche tu? E se se ne accorge? E sai che delitto, stanno qui proprio per questo, no? Era evidente che il suo interesse amoroso per me andava attenuandosi. E invece cresceva nel suo cervello un'idea. Lo capii quando vidi ancora una volta quello strano sguardo. Un'idea importante. L'idea di trasformarmi in un uomo più raffinato. E siccome era una donna intelligente... è accentuata dalla ricercatezza priva di una certa allegria. Scusa, ma quale pazzo si compra un vestito come questo? Ah. Se l'attacco non ce la fa, non ce la fa! Ma che bella carambola. Come dice, prego? Ah, già, è vero, lei non gioca a biliardo. Si chiama carambola lo scontro... E naturalmente nessuno vi ha visti. In questo si sbaglia, commissario. Il conduttore del vagone letto si... Puoi dormire qui? Mi aspettano. Senti, che te ne fai?